Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati, qui è il vostro Fra e il gioco lo conoscete ormai, è Beyond. Prima dei ringraziamenti vediamo se dice qualcosa di intelligente, vediamo il gatto. Sì? Jody, ciao, sono Ryan. Ryan? Mi chiedevo se avessi visto la mia email. Che non è Andrew Ryan. Scusa, di Bioshock, ma quale email? No? Quella che ho mandato 3 giorni fa. È che ultimamente ho avuto dei problemi con il computer. Di che cosa si trattava? Cena. Stasera, un bel ristorante. Ma adesso è un po' tardi, forse un'altra volta. Merda. Cavolo, mi dispiace, io... Scusa, perché non ceniamo qui a casa mia stasera? In fondo volevi vedere il mio nuovo appartamento. Allarme. Okay, ma... Facciamo per le 8? Oh, va bene. Allora io porto il vino. A dopo. Adesso sarà mia premura vestirla come una monaca. Comunque un ringraziamento particolare va a voi che ci seguite, insomma che vi siete iscritti, che lasciate like e commenti. Droppate un like su Facebook per avere video news in esclusiva e niente. Ora capisco perché mi hai rotto il computer. Non volevi farmi vedere Ryan? Ma che questi devo fare? Questi non sono cazzi tuoi, Aiden. Io faccio quello che voglio. Come non sono cazzi miei? Oh. Ok. Ok. Sono le 7. E quindi? Quindi? Ho un'ora per cucinare, per pulire e poi Vabbè, mettermi in tiro. Gli americani che cucinano, penso che in 10 minuti sia già... guarda che tsutsume. Mettermi in tiro. Ok, il cestino in cucina. Pattume. Se mi ricorda quella parte di Heavy Rain dove... dai, ma che schifo. Quella parte di Heavy Rain dove praticamente eri in casa e vabbè, non posso spoilerare niente. No, la beve. Bene. Vabbè, ubriachiamoci. Oddio, odio questa roba. Vabbè, ma un pochettino d'ordine, cioè tipo... Devo scegliere qualcosa da preparare in un'ora con quello che c'è nel frigorifero. Ma mica, non me lo farà mica fare. Carne thailandese, non mi sembra male. E nemmeno troppo complicato. Ma stai scherzando? No, no. Pollo al curry con delle verdure al forno. Al forno ci vorrà un po' di più, ma... Sì, si può fare. Vabbè, ma al massimo lo metti nel forno. Pizza a domicilio. Voglio dire, non è esattamente il massimo, ma niente fornelli, né piatti da lavare. Potrebbe essere una possibilità. Ma vaffan bagno, io vado di pollo al curry. Sì, pollo al curry, con un semplice contorno, ma sì, gli piacerà. Spero di non combinare casini come sempre. Dai, Aiden, pensaci tu, No, oddio. No, ma devo proprio cucinare io? No, ragazzi, no. Vabbè, ho capito che stasera andrà in bianco, quindi abbiamo ottenuto... Panico. Panico. Figa, è fissata quella pizza. Tutto non è che mi sembra proprio di primo pelo. Comunque fa bene, Aiden.
qui non me la racconta giusta. Mi chiedi già, ma di solito non è quando la tagli. Merda. Se sentite battere sono io che sono... Oddio, questa? Basta, finito già. Siamo veramente la prova del cuoco, guarda. Finora tutto ok? Ok. Quindi forno, forno. Allora, su. Ragazzi, che difficoltà. Scusa, ma non può pensarci Aiden, voglio dire. Cioè, una volta che abbiamo uno spirito, non possiamo... Ok. Versa. Ma dov'è il carry, scusate? Ah, eccolo. Oddio. Dai, 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 dai. Ma quanto ne deve mettere? Ma mo basta. Figa, mi sa che ne ho messo un po' troppo. Sale. Shaker. Uno schifo. Cioè, ma santi nu. Cos'altro dobbiamo? Zenzero. Stop. Bene. A noi due, forno. Mamma mia, non ho mai preparato qualcosa di più veloce e schifoso allo stesso tempo. Ma come è già arrivato? Sono in mutande. Oh, ehi! Oh, merda. È in anticipo. Solo un minuto. Queste donne. Scusate, ma perché sono in mutande? Io non volevo... Oh, divertente. In Ok, mutande. sei bravo. Adesso apri la porta. Ragazzi, sono in mutande, non va bene. Dai, Aiden, fammi entrare subito! Sono in mutande! Cioè... Oddio, tondo. Ragazzi, ma è complicatissimo. No, triangolo! Sono io che prendo le decisioni! Hai voglia di giocare? Allora giochiamo. No, ma che giochiamo? Vatti a mettere un pantalone! Sai, stai sprecando tempo, Aiden. Non mi impedirai di vedere Ryan. Mutande. Ragazzi, scusate se sono monomaniaco, ma cioè non so voi, vabbè che una ragazza ti accoglie in mutande. Ok, Nessun panni uomo sporchi si vanno nella lamenti. cesta in bagno. E dov'è la cesta? Eccola lì. Ecco, fatto. Cioè, figa, devo sistemare tutto. Ma vuole fare anche la doccia? Col forno acceso. No, aspetta un momento. Ok, cleaner.
Va bene, allora, pantaloni. Beh, anch'io che entro nel cesso, dubito che tenga i pantaloni nel cesso. Andiamo dall'altra parte, vediamo un po'. Ma dove li tiene? Qui no, qui no. Armadio, armadio. Avrò il tempo di farmi una doccia. Sì, porca miseria, puzzi. Andiamo subito a lavarci. Olè. Secondo me Aiden adesso ci blocca dentro il vano della doccia. Ma proprio tutto devo fare. È già finita? Ho la vaga sensazione che... Ecco, you don't need... Cosa c'è scritto lì? Shaker. Guarda che ha scritto qualcosa. Tra l'altro io non posso tornare indietro, ma voi mi sa che potete tornare indietro, mettere pausa e capire cosa ha scritto. Oppure posso andare lì. Andiamo a vedere cosa ha scritto. Ah, minchia, non hai bisogno di lui, tanto ahimè. Che palle, Aiden. Proprio non vuoi capire. Chissà cos'altro ha fatto. Cosa posso mettermi? Facciamo sexy. Ciao, Ryan. Ti stavo aspettando. Ah, però, gli mostrerò la femme fatale che è in me. Potresti anche piantarla, Aiden. Ok? Vabbè, è una camicetta Tanto ho normalissima, deciso non di voglio dire, non vederlo. è che abbiamo... Punto. Siamo nude, cioè voglio dire, Aiden, cioè, vabbè. E dai, Aiden, piantala di fare l'idiota! Scusate, è un'esclusiva i PlayStation. Ma il joystick non mi sembra della PlayStation. Dai, tiriamo giù le sedie perché voglio dire, cioè va bene che sembra un capolavoro d'arte moderna, però direi di no. Direi che uno potrebbe anche pensare male. Ok, cos'altro devo mettere in ordine? Andiamo a vedere lì sul tavolino. I libri vanno sulla libreria. Quindi qui. Ok. Ok, fatto. Qua. Tutto in ordine. Andiamo in stanza da letto perché so già che potrebbe finire a schifio la serata. Quindi. Ma qui sembra tutto in ordine. Qua è tutto in ordine. Vabbè che, oddio, se la sua filosofia è buttiamo tutto sotto. Ok, guardiamo l'ora. Cos'altro devo fare? Ah. Ragazzi, la cura della casa è importante. Figa, è veramente veloce. Io ci metto 2 ore. Sarà che tipo sono uno psicopatico della pulizia, però.
Beh, dai, tutto in ordine, mi sembra, no? Telecomando? Ma qui tanto non mi viene fuori niente, quindi E vai, vai, un po' di sano pugilato fa sempre bene, dai. Stiamo un po' a vedere. Mi piacerebbe stare qui fino a quando non arriva e vedere se... Tra l'altro sopra c'è l'orologio, quindi è facile da vedere, insomma, che dovrebbe arrivare fra 25 minuti. Vabbè, e allora possiamo fare un gameplay dove ci guardiamo la TV e... Vabbè che il tempo mi sembra andare più veloce, però... Giochiamo alla play? Però mi sembra tutto... Ah, c'è qualcosa lì. Rock, stavolta non mi spaccate le balle. Anche se... Facciamo jazz, vai. Fa sempre per creare atmosfera, è sempre il meglio. Tra l'altro che signor appartamento che c'ha lei, grazie al cavolo. Qui non possiamo pulire. Cioè, devo dire che ha un gran bell'appartamento, che sembra quasi un loft. Allora, qua è tutto a posto. No, ma è lui? Che palle! No, ma dai, ma lui è uno stronzo. Ce la facciamo? E lui intanto è fuori, eh. Aiden, comportati bene. Per me è molto importante, conto su di te. È uno Chateau Margaux del 2001. Pare sia davvero un'ottima annata. Mi sembra perfetto. Ok. Ok, il trucco base di farla ubriacare, ma no. Oh, perché non ti siedi? Prendo Il il coso per aprire il vino. cavatappi? Sì, il problema è dov'è il cavatappi? Bella appartamento. Sì, grazie. Aiden, porca puttana. Ma poi perché è andata a fare la barbona se c'è un appartamento così? Cioè, se io se avessi un appartamento così, ti giuro che mi stallo dentro e non esco più. Basta, mi creo il mio piccolo microcosmo qua dentro. Tra l'altro, lui dovrebbe essere a conoscenza di Aiden, quindi. Non ho notato a che Apro livello io. È. No, no, faccio io. Ok. Su, cioè dovevo farlo veloce, io continuavo a farlo lento, occhio a goccia, non si versa così, porca la miseria, vabbè, ma Grazie. che faccia la piaccione che Al tuo nuovo c'ha, appartamento. cin cin. Al mio nuovo appartamento. Quando ti sei trasferita? Oh,
bene. Vediamo, 2 settimane fa. Sì, me l'ha trovato l'agenzia ed era completamente arredato. In effetti... E tu cosa mi dici? Dove vivi? Io ho una casa fuori. Ma lui non sa città. Di Aiden? Niente ma di dai, che, ma non ci credo. Il giardino, è una zona tranquilla. Vediamo come possiamo spaccare le palle. Cosa posso fare? Mi sa che non posso fare niente, ragazzi. Ha detto Aiden fa lo stupidone, no? Questa dovevi risparmiartela. E... Come sei finito? No, 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 ecco cosa posso fare. Posso rompere cose. Sono entrato al college senza un'idea di cosa avrei fatto. Poi l'esercito. Hai presente l'azione, viaggiare, l'avventura. Vediamo se qui posso rompere qualcosa. No, però qui li attiro poi sul letto, poi non va più bene. Ha chiesto di me e mi sono buttato. Preparatevi al botto, 1. Oh mio Dio. Forse dovrei... sì, dovrei controllare la cena perché... cucinare è un'avventura del tutto nuova per me. Serve una mano? No, ma perché non ti accomodi e non versi dell'altro vino? Ok. Che profumino. Oh, è pollo al curry con contorno di verdure al forno. O almeno così dovrebbe essere. Non sapevo che sarà uno schifo totale. È tutto ok? Sì, è solo un po' piccante. Ma è buona, adoro il piccante. Ma dai, sei un poso. Minchia, passa ad Aiden e comincia tipo a massacrargli lo stomaco di cazzotti. Minchia, glielo versiamo addosso, ma che bello, non è? No, io glielo volevo versare addosso. Ecco, il computer è proprio rotto, gliel'ho rotto io. Bene, andiamo là. Sicura sia tutto ok? Sì, è tutto ok, Aiden, è solo... è che si sente un po' nervoso, ma è tutto a posto, davvero. Tutto a posto, un par di balle. Nathan, ci penso io a distruggerti questa bella casetta. Legame con Aiden? No, non proprio. Hanno appreso molte cose sull'inframondo. Jody, c'è qualcosa che non va con Aiden. Scusami un attimo. Bello che parlano così come se fosse un bambino. Senti, adesso basta, ne ho piene le palle della tua stupida gelosia. Perché non te ne torni nel tuo etereo mondo del cazzo e mi lasci finalmente vivere la mia vita? Non ti voglio più tra i piedi. Vattene via. Hai sentito quello che ho detto? Levati dal cazzo. Vabbè, ma così è un pochino eccessiva, dai. Ma lui... insomma, adesso è qui. E... ma certo che sono qui. Sì. Voglio rovinare tutto. Andiamo qui, guarda cosa posso fare con la sedia, niente. Epic fail. Sa cosa piace ad Aiden. E che mi dici? Cazzo, Aiden! Devi smetterla subito! Senti, è meglio che vada. No, no, Ryan, aspetta. Jody, ascolta. Aiden è un po' possessivo. Meglio che sistemi la cosa con lui. Ci sediamo a un tavolo, ne discutiamo e poi ti richiamo, Jody, non dobbiamo correre. Diamoci solo il tempo di conoscerci. Aiden se ne farà una ragione. Lei però non mi sembra molto convinta, eh. Sarà qui che stramaledirà Aiden. Sei contento adesso?
Hai avuto quello che volevi? No, voglio il pollo al curry. Ryan se n'è andato e adesso puoi avermi tutta per te. Io spero proprio che tu ora sarai fiero di te stesso. Continua pure a vagare in quel tuo stupido mondo invisibile e guardami piangere. Io ti odio. Ma non è vero. Ti odio, cazzo, ti odio. Ah, siamo come culo che... Siamo come pane e burro, come diceva Forrest Gump. Dai, l'hai fatta piangere, però va bene. Va bene, ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividetelo, mi raccomando, droppate like, droppate commenti e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Ciao, belli!